amico al circo, lui si chiama Ercole. Spezza 12 catene con un sorso di rum. Dice che questa sera io, l'uomo proiettile. Davvero. Sono felice che mi abbiano invitato, perché appunto questa sera devo fare una cosa che per me è una specie di esperimento sogno, cioè fare il mio lavoro da comico e metterci dentro anche le canzoni, no? Questo è le mie canzoni, voglio dire, non le canzoni degli altri che prendo in giro o che faccio le parodie, sono le mie cose. Spesso capita che la gente mi faccia soltanto fare il comico, quindi aderire ad un festival che è un festival di poesia, di canzone, per me è un piacere, perché finalmente qualcuno mi dà credito anche come poeta, come cantautore, perché io sono un cantautore. Invece ultimamente li sento dire sempre: ci vuole un'idea geniale che non sia scontata, non sia volgare. Questa sera farò entrambe le cose, cioè farò un po' di cose che fanno ridere e poi, quando vedo che la gente è bella divertita, ci piazzo la pizza in mezzo, mi metto qualche canzone mia per vedere se riesco anche a emozionare le persone oltre che a farle ridere. Quindi è una sfida per me, è un esperimento che prima o poi dovevo farlo e sono felice di farlo qua. La tua anima non si avvicina, non si dona, rimane vaga come un gatto, lei mi sfiora, poi va via. Tutti i nostri soci sanno che cerchiamo di essere ad un tempo originali e però accattivanti e piacevoli e far vivere loro delle emozioni a tanti livelli. Allora Fabrizio Casalino è quello che ci farà sorridere e in modo intelligente, e quindi abbiamo deciso di chiudere la nostra rassegna 2017 proprio con lui, per lasciarci nel modo migliore possibile e ovviamente generare già la nostalgia del futuro attraverso la sua ironia e la sua intelligenza, ma anche la sua musica e il calore della sua voce. Dove abbiamo tutti il cuore intero, ma un cuore a metà. Credo che la bellezza di questa manifestazione stia soprattutto nella magia che si riesce a creare utilizzando il cortile privato di un'abitazione. C'è quell'intimità tra il pubblico e l'artista che crea questo feeling, questa emozione molto bella. Poi La cura, canzone stupenda che però ha delle cose che mi fanno pensare. Due strofe in cui lui dice cose tipo: supererò le correnti gravitazionali per non farti invecchiare, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, e poi a un certo punto lui dice: vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti sei drogato, Franco? L'ha scritto con Morgan sto pezzo qua della canzone? Cioè, eri lì che scrivevi e è entrato Morgan, cioè devi provare sta roba qua, cioè dei cristalli che sono la fine del mondo. No, sto scrivendo la cura. No, ma hai capito, è la metanfetamina blu, quella di Breaking Bad, non torni più indietro. Cioè. Lo spettacolo che è appena finito mi è piaciuto molto perché era divertente, leggero, proprio spassoso, e univa insieme un po' di musica, ha fatto un po' di cantautore, canzoni sue, agli sketch da cabarettista, quindi umorismo e musica insieme, divertente, leggero, quindi anche facile da fruire e molto interessante. Ti proteggerò dalle paure, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Minchia, grazie per la fiducia, Franco, veramente. I fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, e aggiungerei zoccola per coerenza, no? Perché cioè, è solo io posso salvarti, anche se in questo momento mi trovo in Tennessee, non ho idea di come cazzo ci sono finito, però appena trovo Morgan lo strozzo con le mie mani. Cioè, come si fa a scrivere una cosa così? Geniale! Ho partecipato a Disanima Piano in queste serate, in questi pomeriggi. Gli spettacoli mi sono piaciuti tutti. Questo di stasera poi è stato divertentissimo, lui è bravissimo e devo dire che dal vivo è ancora meglio di come era passato in televisione, perché ovviamente è più spontaneo e più libero di dire probabilmente quello che pensa. L'ho trovato un cantautore bravissimo, un bravo musicista, e a me personalmente è piaciuto tantissimo, però credo che sia piaciuto a tutti, perché da come le persone l'hanno applaudito, credo che lo spettacolo abbia avuto un grandissimo successo. Piccola, l'uomo che riesce a volare.
grazie.